Onda Nuova è un movimento politico che nasce dall'esigenza di cambiare quelle che sono le regole di una politica che non ha soddisfatto nessuno e che ha lasciato molta gente delusa e scontenta. Si è sempre più amplificato il divario che c'è tra la classe politica e la gente e il basso, e quindi Onda Nuova nasce proprio per questo, perché noi vogliamo fortemente ricucire quello che c'è. Il rapporto che c'è tra la classe politica e la base, il rapporto che c'è tra una società che al posto di andare avanti è andata indietro, e quindi l'esigenza forte, lo scatto d'orgoglio, perché Onda Nuova si basa proprio su uno scatto d'orgoglio di un popolo che è fiero e che merita una classe politica più matura e più attenta. La mia candidatura nasce intanto da quelli che sono stati gli incontri innumerevoli dei cantieri in movimento. È stata espressione della volontà di tutti i cantieri in movimento che Onda Nuova ha aperto in provincia di Trapani, ed è stata espressione della consapevolezza che manca una figura che vuole lottare per quelle che sono le esigenze del territorio. E siccome io caratterialmente non sono mai stata, e l'ho dimostrato, avvezza a compromessi o a diktat che provenivano dall'alto, e allora probabilmente in questa fase è necessario affrontare le problematiche del territorio, che sono tante, con caparbietà, con determinazione, con lo spirito ribelle che mi ha contraddistinto e che intende ancora essere presente nella mia vita politica per difendere un territorio che merita di più. Manca la squadra perché la squadra è la base forte su cui si erge il mio cammino politico e parte dalla mia famiglia. La mia famiglia è una squadra, ognuno di noi ha un ruolo, mio marito, i miei genitori, mio fratello, mia cognata, siamo una squadra e su questo modello di squadra noi abbiamo voluto costruire quelli che sono stati proprio i cantieri, i giovani, le donne, gli uomini che si sono avvicinati a questo percorso e che sono entrati a far parte anche indirettamente della nostra famiglia. Sfido gli Successo. agricoltori perché credo che è proprio quel concetto di squadra che abbiamo testé detto che manca, che è mancato al popolo siciliano, perché se noi prendiamo riferimento quelli che sono stati i consorzi Melinde, i consorzi Parmigiano-Reggiano e abbiamo la struttura di un consorzio che è esistente ma che non funziona, allora sulla base di questo io giorni fa ad un incontro con gli agricoltori ho voluto lanciare loro una sfida. Se siamo in grado di metterci insieme la parte politica, la parte tecnica, la parte proprio degli agricoltori, e se riusciamo nell'intento di accorciare la filiera e di commercializzare direttamente noi un prodotto finito e non consegnarlo ai napoletani che vengono qui a scipparci la testa e a vendere loro il prelavorato per poi magari rivenderselo a 9 euro, 8 euro, 350 grammi di prodotto, allora se noi riusciamo ad accorciare la filiera, a diventare gli agricoltori imprenditori di loro stessi, siamo riusciti nell'intento di sfondare quello che è quel muro di gomma che ha paralizzato il popolo siciliano da un lato, e dall'altro la classe politica deve impegnarsi a lottare, a fare una battaglia per quelli che sono i costi in agricoltura ma anche nella pesca e che incidono anche sulle famiglie. Quindi il costo per il carburante, per il gasolio, che non ha mai fatto nessuno, e nessuno è mai riuscito in questo intento, solo chi ha caparbietà, determinazione e soprattutto che non è in grado e che non si fa tirare la giacca, come me, ma come me credo ce ne siano anche altri. Io sono una di quelli che la giacca non se l'è mai fatta tirare da nessuno, solo questa gente messa in prima linea può riuscire ad abbattere questo muro. Noi al nostro programma abbiamo dato tantissime priorità e devo dire che l'onorevole Gianfranco Miccichè, candidato alla presidenza della Regione Sicilia, che noi abbiamo sostenuto e sosterremo fortemente, è venuto incontro a quelle che sono state le esigenze che il Movimento Onda Nuova gli ha sottoposto. Allora, in primis noi abbiamo messo la questione energetica. Noi pensiamo che in una politica che si è basata sempre sui tagli, quasi da rasentare quel famoso film Edward Mani il Forbice, tagli delle pensioni, tagli degli stipendi, tagli alle famiglie anche meno abbienti. Allora, se non riusciamo a trasformare la politica dei tagli in politica che produce, se non riusciamo a trasformare la Sicilia, che è una terra di mercato e di conquista, in una terra che produce, partendo proprio da quella che è la questione energetica, perché noi abbiamo una terra straordinaria che produce, che ha vento, che ha mare, che ha sole, allora da lì possiamo aprire quella maglia che possa dare un imprinting forte allo sviluppo economico del nostro territorio.
Beh, ha lasciato in me tantissimo perché mi ha permesso, io non sono un'addetta ai lavori, nel senso che ho avuto lo sviluppo economico e nella vita faccio il medico e quindi ho un altro tipo di professione, ma l'assessorato alle attività produttive, alla cooperazione, commercio, artigianato, industria, fiere e mercati che avevo mi ha permesso di penetrare in quelli che sono i problemi della provincia di Trapani e mi ha consentito di fare un bagaglio di esperienza che posso mettere a disposizione di questo cammino virtuoso che abbiamo iniziato. Perché il volto nuovo, il volto giovane non basta, ci vuole l'esperienza perché molto spesso ci si ritrova a paralizzarsi di fronte ad una prassi burocratica che purtroppo non si può vincere. Solo chi ha profonda conoscenza del territorio può adesso rappresentare il volano per questa terra. Noi abbiamo l'esperienza, abbiamo la caparbietà, siamo giovani, abbiamo le idee, la progettualità che manca, permettetemi, degli altri e allora solo così possiamo vincere questa battaglia che non è soltanto politica, ma è sociale ed è morale. Onda Nuova ha tante marce in più, intanto ha una squadra fatta di professionisti che si sono occupati di scannerizzare la provincia di Trapani in diversi settori. Il nostro programma lo metteremo in rete, non lo abbiamo fatto prima perché siamo stati molto gelosi del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, lo metteremo in rete da lunedì. Perché è stato motivo di confronto con l'onorevole Micica, abbiamo parlato soltanto di programmi e quindi Onda Nuova ha la marcia in più di essere tra la gente e con la gente, di avere fatto insieme a loro, di avere prodotto insieme a loro questo programma che noi metteremo in rete e che ci impegniamo a mantenere, a portare avanti e a realizzare. Beh, credo, l'ho detto poco fa, il mio passato politico, la mia storia si racconta. Sono stata sempre una donna caparbia e determinata. Non ho mai accettato diktat da chi ha rappresentato anche un mostro sacro della politica trapanese. Non ho permesso mai a nessuno di mortificare il mio cammino e il cammino soprattutto di chi mi ha spalleggiato e di chi mi ha sostenuto. E quindi il mio impegno, la mia grinta, la mia determinazione, la mia esperienza può rappresentare davvero in questa fase l'unica opportunità che il popolo trapanese ha per avere una rappresentanza forte all'interno dell'Assemblea regionale siciliana.